E bello ti sono in questo nuovissimo video per una notizia che ho letto poco, cioè in realtà l'ho già letto qualche ora fa, però ho adesso riletto un'altra cosa e mi ha fatto in mente fare questo video perché ha detto dovrebbe essere Sergio Costa con quello là, così, il ministro dello sport dovrebbe essere, tanto che da settembre, ottobre o agosto, no, già agosto mi sa riparta Serie A, quest'anno penso ripartirà normalmente come tutti gli anni. Sì. E ha detto che ci sarà il 25% delle persone, per questo boh, penso che le società potranno anche vedere cioè almeno io così avevo letto 25%, le società potranno vedere di fare magari gli abbonamenti per il 25% della capienza, non lo so. Ovviamente sarebbe buono perché almeno c'è, cioè, soprattutto quelle che boh, guadagnano, cioè che gli va bene, cioè che guadagnano dagli abbonamenti, cioè. Non è male, potrei guadagnare qualche milioncino, magari, non lo so se qualche milioncino, però ovviamente qualche centinaia di migliaia di euro non è male. Diciamo che questa cosa io la vedo un po' così, diciamo, cioè se appunto continua la storia del Covid, allora si può comunque, cioè è giusto che rientrino tutti negli stadi, però se per dire fai entrare solo chi ha un pass, Green Pass, tipo, se ti continua a tenere, oppure solo quelli che hanno attestato, magari ho un attestato che sono vaccinati, negli stadi tu puoi far entrare anche il 50%, cioè almeno il 50% lo possono fare entrare, perché alla fine, cioè alla fine riesci bene o male a fare se distanzi le persone, o, cioè sì, o anche se la fai una fila sì, una fila no, non è difficile. Comunque è un bel segnale perché l'anno prossimo almeno vedere un po' i tifosi ci sta, diciamo che tipo le squadre più importanti, diciamo che cioè va bene soprattutto per le squadre, per quelle partite poco importanti in cui, oppure comunque degli orari, scusate, mi metto un po' qui la luce, degli orari un po' così in cui magari se resta tipo quello del 12:30 come orario, o anche quello delle 14:30 che dovrebbe essere uno dei prossimi nuovi, cioè nuovi orari che metteranno, e sarà buono perché alla fine lì va, cioè appunto tu sai già che cioè non farei mai il pieno nello stadio, a meno che non è che so la finale di Champions, ma non la giocherebbero mai alle 3 comunque, no, diciamo, no, volevo dire, vabbè, ho detto una cavolata, a meno che non è tipo, che so, tipo che sono Roma-Lazio, Lazio-Roma, oppure Inter-Juve, Juve-Inter, Milan-Inter, Inter-Milan, che so, Napoli, no, vabbè, Napoli, che so, Napoli-Roma, Fiorentina-Empoli, che ne so, queste cose, che qua che so, Napoli-Salernitana, magari, che bello che... Così, però le altre partite, tipo che so, se tu giochi, facciamo da un Roma Empoli, ok, metti caso, e l'Empoli, che ne so, metti caso, è 15-16esimo, diamo caso, cioè la Roma, cioè i tifosi della Roma non è che gli frega tanto di andare allo stadio, tanto alla fine se ne sta bello bello a casa, tanto cioè deve andare a vedere l'Empoli allo stadio, invece magari un Roma Lazio, chiaramente, no, è bello avere i tifosi allo stadio, no? Quindi diciamo che io sono d'accordo sul fatto di aprire non totalmente, però sono in disaccordo sul fatto di aprire il 25%, cioè io avrei fatto il 50% se si arriva, cioè se tu vuoi già aprire ad agosto, cioè magari tu potresti fare anche che ad agosto e settembre, che ancora magari la gente non sarà, cioè non c'è ancora una vaccinazione totale, allora tu puoi ancora tenere appunto il 25% come stanno facendo anche allo Stadio Olimpico per gli europei. Però poi dopo, quando dico tipo a novembre, no? Che magari si è vaccinato l'80% della popolazione, o 75% o 70%, io direi già puoi fare entrare il 50%, cioè voglio dire allo stadio olimpico quante persone entrano, cioè pure che entrano grande, scusate che mi accendo la luce qua che fa caldo, quante ne entrano allo stadio olimpico? 32, 30, 34.000 ne possono entrare? 32.000, 33.000, 34.000, che era il 25%, e mi hanno fatto entrare tipo mi sa il 20%, perché in realtà l'Olimpico ne può avere tipo in teoria 70.000, per una cosa erano 16.000, vabbè, comunque diciamo tra il 20 e il 25% mi hanno fatto entrare, tu fai così e poi dopo che ne so, ne possono entrare 34-35 mila,
li fai entrare, distanzi per bene e sei a posto. Tanto non ci sono problemi, no? Comunque fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, scriveteci in un prossimo video, bella.